Mezza pensione con l'ingresso gratuito, pensa per quanto, perché allora il disegno di legge dice che tu, padrone di casa, se trovi in casa un ladro che ruba, perché se non ruba lo trovi in casa, dici lei che fa, vedevo la televisione. Stia con comodo per caricare, scusi se l'ho disturbata, faccio piano piano, stia quanto vuole. Ma se il ladro ruba, cioè che tu lo prendi in fragranza di reato, che il ladro è fragrante, che lo senti che è scrocchiarello, allora è un altro paio di maniche. Allora lì per legge tu lo puoi guardare brutto, per legge. E se lui ti spara 25 colpi e non ti prende, allora tu a livello verbale gli puoi dire le peggio cose, per legge. E se lui si offende perché magari tu hai preso di petto la madre e la sorella e ti spara la seconda sventagliata, che per legge non può superare i 30 colpi minuto, allora tu al 30° colpo lo schivi e ti puoi difendere, puoi prendere la tua pistola, che deve essere denunciata, smontata e riposta in loco sicuro, allora tu al ladro gli dici, mo tocca a me. È vero, eh? Ah, la legge non guarda in faccia a nessuno, allora tu, agitato, scendi tutte le scale, vai in cantina, non riesci a ricordare la combinazione della cassaforte, fai un respiro, una volta che te le ricordi, apri la cassaforte, monti la pistola, che deve essere giocattolo con la punta rossa, perché lui la deve vedere che la tua non funziona, che è tutta fosforescente con l'acqua dentro, e tu in quel caso puoi sparare un colpo in aria con la bocca, boom! E lui non ti può neanche denunciare, pensa a che livello è arrivata la legge. Certo che tu, come padrone di casa, non è che puoi abusare, non è che puoi fare un abuso di legittima difesa, perché e tu devi difenderti tanto quanto è stata l'accusa. E se uno ti dice le parolacce, tu gli dici le parolacce, se ti spara, tu gli spari. Se non riesci a spararti, è la colpa tua, mica la sua, ti devi organizzare. C'è l'abuso di legittima difesa, perché un amico mio, per esempio, che faceva tanto il coso, lui era padrone d'appartamento, era proprietario di appartamento e ha subito un furto in appartamento. Se l'appartamento non ce l'avesse avuto, il furto non lo subiva, era abbastanza chiaro. Lui ha subito il furto in appartamento, è venuto da me tutto arrabbiato, ah, hai visto, ho subito il furto in appartamento, e te ce lo credo, c'è l'appartamento. Dice, che devo fare? Cambia casa. È vero, hai ragione, mi comprerò una villa. No, perché esistono i furti in villa. Dice, allora che faccio? Comprati una baracca, non si è mai sentito furto in baracca. Lui testardo dice, no, mi comprerò una villa. E quello è il reato, perché è istigazione al furto. Tu ce lo sai, te la compri, la colpa è la tua. Oh, capoccione, l'hanno arrestato, gli hanno dato 3 anni, è uscito con l'indulto, e poi ha fatto il rogito e si è comprato la villa e ci è andato ad abitare. Ma dico io, ma santo ragazzo, lo sai che è così? Comprala, ma non andarci ad abitare, no, lasciala vuota, senza porte e senza finestre, così come se entra, se esci, niente del tardo, ha messo i divani, i termosifoni, le inferriate, i quadri, l'argenteria e ci è andata ad abitare. E i ladri sono arrivati, è naturale, perché i ladri quando promettono una cosa poi la mantengono. Chiaramente non erano ladri italiani, erano ladri stranieri, perché di ladri italiani non ci sono più, che si sono fatti tutti eleggere. Allora, i sindacati confederati, CGL, CIS, qui, qua, si sono organizzati. Sono andati nei paesi stranieri e hanno detto ai ladri, perché non venite a lavorare in Italia 36 ore lavorative col TFR e lo scivolo? E quelli hanno detto, se c'è lo scivolo veniamo, ci divertiamo tanto. E sono venuti. Chiaramente, essendo stranieri, non erano di madrelingua, perché la lingua non la conoscevano, la madre era lontana, erano spaesati. E questi sono entrati col Kalashnikov nella villa di questo mio amico, un po' spaesati, e hanno intimato, questo mio amico che non conosce le lingue perché è ignorante, la legge non ammette ignoranza, secondo reato. Il primo era istigazione al furto, secondo reato, al terzo reato scatta la galera. Meno male che i ladri erano padri di famiglia, gli hanno nastrato la bocca, l'hanno incaprettato, gli hanno detto zitto, non ti compromette coi sindacati, cannamo in galera tutti.
e l'hanno nastrato con tutto il nastro, poi il rotolo del nastro gli è finito, tant'è che gli era rimasta una gamba libera, l'hanno preso e l'hanno messo in un angolo e hanno iniziato a rubare perché erano nello svolgimento delle loro funzioni. Oh, questo mio amico capoccione dall'angolo li guardava brutto. Che i ladri, per carità, hanno rubato, ma con un'angoscia nel cuore, come dire, Madonna Santa, però non si può fare una cosa con l'occhio del padrone sempre sul collo. Tant'è che appena hanno finito di svaligiare, hanno svenduto la refurtiva, sono andati i sindacati e gli hanno fatto l'avvertenza. E il mio amico è stato denunciato a piede libero, perché era l'unica cosa che gli si muoveva, è stato denunciato per abuso di sguardo. Non lo so io. Perché tu, padrone, puoi guardare brutto una persona, sì, ma non con due occhi così tutta la sera. Che facciamo? Quando poi i ladri torneranno al paese loro, che pensano? Che noi italiani, quando ci rubano, guardiamo brutto? Oh, non è bello, no?